Assessore Santoro, oggi è inaugurata un'opera importante, grazie anche a una forte collaborazione tra enti. Sì, devo dire che oggi il colpo d'occhio di tutti questi ciclisti arrivati qui per questa festa è davvero il regalo più grande a tutti quelli che hanno lavorato. In primis a tutti gli ex commissari delle comunità montane che a fronte di una scelta strategica hanno deciso di concentrare tutti i fondi per fare questo tratto di ciclabile, ritenuta quindi strategica per tutta la regione. E un ringraziamento anche a tutti i tecnici, dai geologi agli ingegneri, ai RUP, alle imprese che hanno reso possibile questo intervento in questi tempi così stretti rispetto al momento del finanziamento. Quindi una giornata di festa che celebra una grande collaborazione tra enti e tra istituzioni. Ma se sono un'opera che può anche rilanciare l'economia? Assolutamente sì, abbiamo visto come i passaggi già l'anno scorso sono aumentati del 25-27% e quindi la possibilità di affacciarsi su questo filo che tiene insieme questa bellissima vallata per raggiungere fino al mare con attività economiche tradizionali ed innovative che devono cogliere il fatto che i turisti arrivano a qualsiasi ora e quindi allungando le proprie orari di offerta, ad esempio gastronomica, proprio per far conoscere le nostre perle, i nostri tesori sia gastronomici, culturali e naturalistici. Siamo qui a Resiuta, la porta principale, una delle porte principali del parco, ed è solo uno dei luoghi da visitare in questa nostra meravigliosa regione.